Ciao a tutti. In questo video vorrei parlare dell'importante argomento dei traumi ancestrali e il loro importantissimo impatto nella nostra vita di tutti i giorni, negli eventi storici che si ripetono tuttora e negli schemi dell'umanità. I traumi ancestrali, che sono una forma di traumi collettivi, sono, come dice la parola, dei traumi, ovvero delle esperienze di solito negative non risolte, non integrate, da cui non ci siamo evoluti, ma che a differenza dei traumi a cui di solito le persone si riferiscono nell'ambito terapeutico, psicologico, di coaching, che sono traumi creati in questa vita, solitamente nel processo di crescita, nell'infanzia, i traumi ancestrali sono creati in vite passate, nello specifico nelle vite dei nostri antenati, dei nostri genitori, nonni, zii e tutte le nostre linee ancestrali, l'albero dei nostri antenati. Come ci vengono passati questi traumi? Oggi gli scienziati stanno scoprendo che vengono passati attraverso il DNA, ovvero le esperienze irrisolte, soprattutto quelle molto drammatiche, difficili, estreme, che i nostri antenati non hanno integrato, che non hanno risolto, da cui non si sono evoluti, le passano involontariamente nel nostro DNA. Ad esempio, negli studi scientifici è stato dimostrato che i topi passano le loro esperienze traumatiche ai loro progeniti fino alla quinta generazione successiva. Ma vediamo alcune esperienze pragmatiche per capire che cosa siano questi traumi collettivi, che cosa siano nel pratico, anche perché già abbiamo tantissimi traumi in questa vita, adesso bisogna anche aggiungere quelli ancestrali. Oddio, oh, questo lavoro non finisce mai. Fatemi sapere se vi sentite come me a riguardo. In realtà la differenza non è così forte come si penserebbe, quindi in realtà non è che per lavorare sui traumi ancestrali bisogna imparare tutta una serie di nuove tecniche, nuovi metodi, sono gli stessi metodi, le stesse tecniche che funzionano per lavorare sui nostri traumi di vita che funzionano anche su quelli ancestrali. E in effetti, quando risolviamo i nostri traumi di vita, spesso risolviamo anche quelli ancestrali, ma adesso vi do degli esempi pratici. Ad esempio, diciamo che avete un'inspiegabile fobia dei serpenti, un terrore istintivo dei serpenti, ma in realtà in questa vita nessun serpente vi ha mai danneggiato, attaccato, aggredito o fatto del male. Questo potrebbe essere un trauma ancestrale che proviene dai vostri antenati che hanno avuto orribili esperienze con i serpenti che non hanno risolto. Oppure diciamo che avete un'istintiva e esagerata paura e timore delle autorità e una tendenza ad obbedire ciecamente alle autorità, anche se i vostri genitori vi hanno cresciuto in maniera del tutto liberale, libera di esprimervi. Questo potrebbe essere un trauma che viene dai vostri antenati, magari da un impero o da una dittatura. Oppure diciamo che ogni volta che sentite uno scoppio, il vostro corpo va in uno stato di congelamento e terrore, come se fosse caduta una bomba in guerra. Anche questo potrebbe essere un trauma che proviene dai vostri antenati, che è stato quindi registrato nel vostro DNA. Ovviamente i nostri antenati non ci passano solo i traumi nel nostro DNA, ci passano anche tante esperienze, tante caratteristiche positive, ad esempio delle tendenze, delle attitudini particolari verso certe cose, dei talenti, delle capacità, specialità, che possono essere anche estremamente utili e valorose per la nostra vita. Ma insieme a tutto questo, i nostri antenati ci trasmettono anche la loro spazzatura, le loro cose non risolte. E questo è il motivo per cui nel collettivo vediamo ripetere traumi storici che dovremmo aver già risolto, come cose ad esempio come la guerra, la schiavitù, lo stupro e tante altre cose di questo tipo, da cui dovremmo aver già imparato tantissimo nella storia. Eppure ancora sembriamo non aver imparato niente dalla storia, sembra che ancora vogliamo ripetere queste lezioni. Questo è perché con molta probabilità nel collettivo umano ci sono ancora tanti traumi ancestrali che non sono stati risolti. Traumi di guerra, traumi di fame, traumi di dittature, traumi di stupro e violenza, traumi di ogni tipo che ancora non sono stati integrati nel nostro DNA.
Proprio come i nostri traumi di vita, i traumi nel nostro DNA, i traumi ancestrali, vengono innescati, vengono accesi con un trigger, qualcosa che succede nella nostra vita che all'improvviso fa accendere questo trauma, come ho menzionato appunto ad esempio la presenza di un serpente, il suono di uno scoppio o qualsiasi altra cosa che richiama quel trauma. Una persona potrebbe anche avere dei traumi nel suo DNA senza mai vederli perché non vengono innescati dalla sua esperienza di vita. Quindi la persona solitamente si accorge di avere un trauma perché viene innescato da qualcosa esternamente. Alcuni di questi traumi ancestrali ci vengono passati solo esclusivamente nel DNA, come ad esempio la fobia dei serpenti. La maggior parte delle persone che hanno fobia dei serpenti non sono mai state morte da un serpente, durante la loro crescita, quindi questa fobia viene passata esclusivamente attraverso il DNA. Altre vengono passate anche come ritraumatizzazioni di vita. Ad esempio, mettiamo che una madre ha ancora dei traumi irrisolti di stupro o di prostituzione, da cui non si è evoluta. Può quindi questa madre passare questi traumi sia attraverso il DNA ad una figlia, ma anche con le sue azioni, con i suoi comportamenti durante la crescita della figlia, ad esempio il suo fallimento nel proteggere sua figlia da uomini predatori. Per questo ho detto all'inizio che in molti casi, quando risolviamo i nostri traumi di vita, stiamo anche risolvendo dei traumi ancestrali, perché molti di questi traumi ancestrali ci vengono passati anche come esperienze di crescita, esperienze di vita. E quindi in molti casi, quando lavoriamo sui nostri traumi, stiamo già risolvendo i nostri traumi ancestrali. Meno male. Però, detto ciò, ce ne sono anche tanti che invece possono essere innescati da esperienze durante la nostra vita adulta che sembrano provenire dal nulla, cose che non hanno senso, che sembrano anche irrazionali. Ad esempio, una persona che non ha mai vissuto la povertà, che è cresciuta con abbondanza economica, all'improvviso, quando si ritrova con un piccolo problema economico, potrebbe avere una reazione esagerata di dover racimolare tutto quello che può per paura di non avere abbastanza. Oppure, una persona che non ha mai sofferto la fame in vita sua può sentire la necessità, l'istinto di dover continuare ad accumulare cibo il più possibile sia in casa sia nel suo corpo, senza spiegarsi il motivo. Come se da in qualunque momento potrebbe esserci una carestia, una mancanza di viveri e quindi avere tutto il cibo possibile in casa serve a salvare la vita. Oppure una persona che non ha mai avuto nessuna particolare strana esperienza con un certo odore, quando sente quell'odore va in panico, senza spiegazione. Questi sono alcuni esempi di traumi che possono essere ancestrali. Tutti questi traumi possono essere sia traumi creati in questa vita, ma possono anche essere ancestrali. Come facciamo a sapere se un trauma proviene da questa vita o se è ancestrale, se è nel nostro DNA? Di solito i traumi ancestrali, come ho menzionato, si presentano più avanti nella vita, vengono innescati più avanti nella vita. Di solito sono delle reazioni del tutto irrazionali ed inspiegabili, quindi non sono neanche rintracciabili a traumi infantili o esperienze di vita infantili. Attenzione, qui ci tengo a precisare, alcuni dei nostri traumi infantili vengono soppressi talmente tanto che non li ricordiamo minimamente. Quindi soltanto perché non ricordiamo di aver vissuto un trauma nell'infanzia non vuol dire che non ci sia un'esperienza traumatica nell'infanzia che sta venendo scaturita. Detto ciò, se non troviamo nulla facendo il nostro lavoro interiore, andando nell'inconscio, lavorando su questi traumi, non troviamo proprio nulla nella nostra infanzia, potrebbe trattarsi di un trauma ancestrale o addirittura di un trauma delle nostre vite passate, ma questo è un altro tema ancora più esoterico e astratto su cui per adesso non voglio focalizzarmi. E in ogni caso, quasi tutti i traumi sono o in questa vita o nel DNA. Anche perché se abbiamo delle impronte karmiche irrisolte da vite passate, quasi sempre sceglieremo delle esperienze traumatiche in questa vita per andare ad affrontarle. Quindi in ogni caso, quasi tutti i traumi sono riconducibili a questa vita, alle esperienze di crescita o al DNA. Un altro indice che possiamo vivere un trauma ancestrale è il fatto che è un trauma collettivo.
ovvero lo vediamo normalizzato nella nostra cultura. Ad esempio, magari notiamo che abbiamo un'attitudine, una strana tendenza a buttarci sul cibo per gestire lo stress. Ma vediamo che nella nostra cultura tantissima gente fa lo stesso. Questo spesso è un segnale che questo è un trauma collettivo riconducibile ad un evento storico. Un evento storico che ha portato le persone ad avere questo trauma nel loro DNA collettivamente. Vi ho fatto questo esempio specifico perché in Italia, per esempio, che è il paese dal quale la maggior parte di noi proviene, in Italia il cibo è diventato un sistema, un meccanismo, una scappatoia antistress per gestire traumi che provengono da un passato di dittatura, un passato di oppressione e di soppressione violenta. Quindi, in effetti, ho fatto questo esempio di proposito, perché effettivamente questo è un esempio di un trauma collettivo proprio della nostra nazione. Oppure, se andiamo ad esempio in un paese freddo come nella Scandinavia, noteremo che le persone hanno traumi collettivi di distacco, dissociazione, di freddezza emotiva. Di nuovo, anche questi sono traumi collettivi che provengono da eventi storici, nello specifico essere vissuti con tanto freddo, con condizioni di vita molto molto difficili, che hanno portato le persone ad assumere queste tendenze emotive e a passarle poi nel DNA. E poi ovviamente anche con l'esperienza di vita, con l'educazione infantile. Facendo degli esempi qua in Asia, nella mia parte del mondo dove mi trovo, qua sono molto molto diffusi traumi collettivi di soggiogazione, obbedienza e conformismo. Questo perché c'è un fortissimo passato storico di dittature e purtroppo tuttora c'è, proprio perché questo trauma sta venendo ancora ripetuto, proprio perché le persone hanno imparato a gestire il terrore di essere punite perché non si conformano o perché esprimono qualcosa di diverso da quello che è accettato dal governo, dal sistema corrente, hanno imparato quindi a sopprimersi in maniera molto violenta e a reprimere la propria identità, arrivando addirittura a normalizzare, interagire sempre attraverso maschere, sempre in maniera falsa. Le interazioni false sono normalissime in Asia proprio per questo motivo, perché esprimersi autenticamente, candidamente, ancora provoca tantissimo terrore nella maggior parte delle persone a causa di questi traumi ancestrali collettivi. Altri esempi di traumi ancestrali possono essere, ad esempio, traumi che provengono dal Medioevo, quindi dinamiche che stiamo ancora ripetendo che provengono dal Medioevo che non abbiamo ancora risolto. E poi, ovviamente, quello che è evidente oggigiorno, che ci sta venendo presentato di fronte in faccia, che sono i traumi di guerra. Purtroppo non abbiamo ancora risolto questi traumi nel collettivo umano, quindi sono ancora traumi ancestrali che vengono passati sia attraverso l'educazione sia attraverso il DNA. Altri traumi collettivi ancora molto diffusi nell'umanità e ancestrali sono traumi di schiavitù, traumi di stupro, traumi di dittatura, sfruttamento, eccetera, eccetera, che ancora abbiamo sia nelle nostre esperienze non risolte di questa vita, sia nel nostro DNA. Ad esempio, è risaputo nell'ambito psicologico che le persone nascono spesso con delle attitudini nel diventare più o meno psicopatiche, più o meno narcisiste nella loro vita. Anche queste attitudini provengono dal DNA, provengono quindi da traumi irrisolti, ancestrali, dagli antenati, che vengono trasmessi nel DNA. Per questo in molte famiglie tossiche i bambini hanno già nel DNA una predisposizione a diventare narcisisti, psicopatici, sadici, eccetera. Perché questi traumi non vengono soltanto passati nell'educazione dei figli, ma anche già nel DNA. Anche attitudini verso certe malattie, verso certi comportamenti, certi meccanismi di difesa, certi punti forti possono tutti provenire da traumi ancestrali. Ad esempio, nei paesi della Russia e intorno alla Russia, che sono dei paesi che hanno una storia basata su tantissima violenza e guerra, uno dei tratti ancestrali collettivi di questi paesi è una predominante forza fisica che già viene trasmessa nel DNA.
E su questo farò forse un video su questo tema. L'autismo, che è vista come una pandemia, in realtà non è una pandemia, che sta venendo molto diffusa nelle generazioni attuali, è un'altra forma di trauma ancestrale, o meglio di una risposta a dei traumi ancestrali non risolti, nello specifico traumi di disconnessione. In generale, per risolvere i traumi ancestrali valgono le stesse tecniche, gli stessi lavori interiori per andare nell'inconscio, per trovare i blocchi, le emozioni soppresse, le credenze tossiche, le energie bloccate dentro il nostro corpo emotivo, dentro il nostro corpo fisico, dentro il nostro corpo mentale. Le stesse tecniche che aiutano, che servono per sbloccare queste energie e quindi risolvere queste esperienze non risolte. Queste esperienze che effettivamente ci mantengono congelati nel passato, perché un altro modo di definire un trauma è un congelamento che ci mantiene bloccati nel passato, che quindi è come un disco fisso che si ripete, si ripete, si ripete senza andare avanti, perché una parte di noi è rimasta congelata in un'esperienza non risolta passata e finché non torniamo a risolverla, quell'esperienza continua a ripetersi, continua a venire attratta dalla legge dell'attrazione nella nostra vita, eccetera, nel collettivo umano, eccetera. Proprio come gli eventi storici che continuiamo a ripetere come un disco fisso senza mai evolverci ed imparare. Quindi le stesse tecniche valgono anche per risolvere i traumi ancestrali. L'unica differenza che ho constatato è che i traumi ancestrali tendono ad essere più profondi, a richiedere più tempo e inoltre ad avere una mentalità un po' più aperta perché spesso vanno oltre i nostri insegnamenti di questa vita. Vi do degli esempi pratici. Uno dei miei traumi ancestrali era l'aracnofobia, è un po' tuttora, ma era soprattutto in passato. Questa aracnofobia potentissima che mi è stata passata nel DNA era talmente forte che ho addirittura a un certo punto messo in pericolo la mia vita. Per saltare da un ragnetto piccolo così che ho visto su una roccia mentre stavo facendo arrampicata sportiva. Questo era il livello, se qualcuno mi faceva venire un ragnetto grosso così, facevo salti e urli e quasi perdevo i sensi. Questo era il livello della mia aracnofobia. Quando ho deciso di andare ad affondare dentro questa aracnofobia, di usare gli strumenti per il lavoro nell'inconscio, per andare a portare luce in questa cosa inconscia, questa reazione così inconscia dentro di me, portando luce, quindi dando presenza, rimanendo presente con queste strane reazioni emotive fortissime, dando presenza, portando il mio conscio, piano piano ho iniziato a scavare un'intera caverna di tantissime cose che ho scoperto. E come spesso accade quando andiamo ad affrontare le nostre paure più intense, le nostre vergogne più forti, spesso è lì che troviamo i tesori più preziosi. Ed è stato proprio così con la mia aracnofobia. Ho iniziato a scoprire l'enorme dono che ci trasmettono i ragni, la grandissima intelligenza che ci trasmettono, le loro capacità e tantissimo altro ancora. E tutto questo è grazie al fatto che ho affrontato la mia aracnofobia. Ora ancora non so da dove derivi questa aracnofobia, ancora non ho trovato l'innesco ancestrale che l'ha iniziata, ma l'importante è che affrontandola ho scoperto tantissime parti che erano nascoste nell'inconscio e che sono state preziose e molto valide. Un altro esempio pratico è che tuttora sto ancora lavorando sui traumi ancestrali nel mio DNA che provengono da eventi storici nei miei antenati. Nello specifico eventi di guerra, eventi di fame, stupro e tanto altro. E ancora sto lavorando su tanti di questi traumi. Quando ho risolto la maggior parte dei miei traumi di vita, della mia infanzia, di questa vita, ho notato che c'era ancora un altro strato sotto a questi traumi, che c'era ancora una parte ancora più profonda, più scura, più inconscia. E andando in fondo ho trovato questi traumi ancestrali, che vengono da esperienze di guerra, da esperienze di fame e tanto altro nei miei antenati. La cosa positiva, il bonus, il regalo di questo lavoro ancestrale, se vogliamo finire con una nota positiva, è che se fate questo lavoro, se lavorate anche sui vostri traumi ancestrali, non state soltanto guarendo voi stessi, non state soltanto riparando la vostra vita,
ma state letteralmente riparando linee intere di vita. Quindi i vostri antenati dalla tomba vi ringraziano e vi salutano e vi danno un grande abbraccio per il lavoro che state facendo, perché state sostanzialmente trasformando tantissimo karma antico, karma collettivo, e quindi siete voi l'anello che spezza la catena di questi traumi, di questa sofferenza, e permettete quindi la trasformazione per un futuro migliore. E quindi se vi inoltrate nel fare questo lavoro, complimenti, congratulazioni, e i vostri antenati e il mondo intero vi ringraziano. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!